In Sicilia non c'è un istituto penitenziario che può fare da modello per gli altri. Di certo c'è che a funzionare meglio sotto certi aspetti sono quelli più piccoli, è uno dei dati della relazione presentata dal Garante dei diritti dei detenuti. Nei piccoli carceri si realizza una sorta di piccola comunità di vita, no? In cui ci si conosce meglio, e lo stesso personale penitenziario, gli agenti di polizia penitenziaria, gli educatori e lo stesso direttore hanno la possibilità di avere maggiore conoscenza del singolo detenuto. Popolazione carceraria, quadro generale degli istituti penitenziari, ma anche fattori di criticità, tra questi quelli che riguardano l'assistenza sanitaria. Insomma, argomenti impopolari in una campagna elettorale concentrata più su chi in carcere potrebbe finirci. Ma all'assemblea regionale che verrà arriva una richiesta ben precisa insieme alla relazione. Le attività di inserimento lavorative vengono svolte negli istituti penitenziari, ma sono ancora troppo poche. Tra le richieste finali che io ho fatto vi è quella di rifinanziare una legge regionale del 1999 che stabiliva di poter destinare risorse finanziarie regionali alla promozione di attività lavorative all'interno delle carceri. Questa legge del 1999 non è stata più rifinanziata, sarebbe necessario rifinanziare.